È chiaro che potremmo anticipare alcune riaperture se fossimo in zona bianca, ma condivido molto che le cautele dobbiamo continuare a mantenerle per non rischiare di far passi indietro invece che avanti. Non sarà un tana libera tutti. La zona bianca prevede quasi la riapertura totale delle attività. Il Friuli Venezia Giulia è proprio una di quelle regioni dove i numeri parlano chiaro. Dal 1 giugno, se il trend pandemico rimarrà tale, allora verrà superata anche la zona gialla, regalando ai cittadini la quasi totale normalità dopo un anno e mezzo di pandemia. Ma il governatore della regione, Fedriga, non vuole illudere e fare promesse senza avere prima i dati aggiornati al dettaglio. Penso che il governo, e devo dire ascoltando molto le regioni, nell'ultimo decreto abbia compiuto delle scelte importanti, abbia portato avanti delle scelte che condividiamo. Su alcuni passaggi possiamo ancora lavorare, ma ecco, è il momento adesso della speranza per un ritorno alla vita normale, ma anche della cautela per non rischiare di fare passi falsi. E quindi potrebbe essere naturale prevedere delle ordinanze regionali ad hoc sulla base di alcune riaperture, senza liberare fin da subito tutte le attività, anche se in zona bianca. Certo, noi adesso vediamo come vanno le cose, dopodiché è chiaro che per esempio sui matrimoni utilizzeremo comunque le linee guida nazionali, anche se dovessero riaprire un po' prima rispetto al 15 giugno.